Ciao, sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico, ora puoi. Amici di Directa Sport, buonasera dal Pala Pirastu di Cagliari, 21esima giornata del campionato di Serie B maschile di basket, girone di Fotodinamico Cagliari contro Treofan Battipaglia, una partita che i pirati non possono e non vogliono assolutamente sbagliare dopo 4 sconfitte consecutive. Ne parliamo con il general manager Marco Secci. Marco, lo abbiamo detto, quest'oggi è una partita da vincere. Ce l'auguriamo, purtroppo non siamo in un buonissimo momento per tantissimi motivi, primo tra tutti quello degli infortuni che purtroppo sembra fatta apposta, nel senso che non riusciamo mai a giocare al completo, però non è il caso più di cercare scuse, bisogna tirare fuori tutto quello che abbiamo. Siamo, come hai detto tu, reduci da 4 sconfitte consecutive e dobbiamo riprenderci assolutamente. Hai citato il tema degli infortuni, mancheranno questa sera Graviano e Passaretti, insomma non è un momento facile. Coach Fioravanti, da quando è arrivato, praticamente non ha mai potuto lavorare con il playmaker titolare in queste condizioni, costruire dei meccanismi di squadra che sono cambiati e che vorrebbero cambiare rispetto alla gestione precedente non è semplice, c'è bisogno di una reazione nervosa prima ancora che tecnica forse. Sì, infatti probabilmente sì, anche perché come hai detto giustamente tu, non è riuscito quasi mai a fare un 5 contro 5 allenamento durante la settimana. C'è da dire anche che praticamente in 10 giorni abbiamo giocato 3 volte, in 2 settimane giocheremo altre 2 volte nel giro di un'altra settimana, quindi comunque la reazione deve arrivare soprattutto dalla testa. Dobbiamo cercare di riprenderci, secondo noi ci servono questi 2 punti, basta una vittoria per riaccenderci e per riprendere quel cammino che secondo me stava andando bene fino a qualche tempo fa. Chiedo, è cambiato l'obiettivo stagionale alla luce della recente serie di sconfitte? Questa squadra, a mio giudizio, poteva puntare ai playoff, probabilmente lo può ancora fare perché la matematica non lo esclude, però a questo punto bisogna guardarsi dietro. Sì, dobbiamo pensare a noi stessi, l'ho detto dall'inizio, sai, fare dei proclami e comunque pensare a fissare degli obiettivi importanti quali erano i playoff sono discorsi che lasciamo in questo momento agli altri. Dobbiamo ritrovarci, secondo me, ritrovarci come gruppo, ritrovarci tra di noi e ritrovare questi 2 punti che ormai ci mancano da tanto tempo. Poi a fine anno tireremo le somme, intanto guardiamoci, pensiamo a noi e guardiamoci dietro. Le prime 2 uscite con Fioravanti in panchina sono state giudicabili fino a un certo punto perché le condizioni, lo abbiamo detto, erano difficili. Ti chiedo che impressione ti ha fatto questo allenatore, avete scelto un tecnico non sardo, una novità assoluta, avete stupito anche qualcuno, che impressione ti ha fatto? Bah, io lui l'ho seguivo già da diverso tempo, è un coach sicuramente per caratteristiche differente rispetto a Beppe Caboni e abbiamo deciso appunto di cambiare radicalmente, di puntare su un allenatore che in questo momento
pensavamo potesse darci qualcosa. Non per questo Beppe non ha fatto bene, anzi comunque i risultati parlano chiaro. Ci sono stati comunque delle vicissitudini che hanno portato a questo cambio, e siamo convinti che comunque più avanti sia una persona adatta a quello che è il nostro gruppo. E solo il campo può dirlo. Sicuramente non è arrivato in un momento facile, in una situazione abbastanza complicata, dove, ti ripeto, già come hai detto bene tu, il fatto di non avere il playmaker titolare può essere importante. I due playmaker di ora sono due giovani, due under, che non stanno facendo assolutamente male, ma è un campionato comunque impegnativo e difficile, quindi la posta in palio è pesante. Vediamo, il tempo ci saprà dire di più. Parliamo anche dell'avversario. Battipaglia arriva a questa partita con 6 sconfitte consecutive, dunque una striscia negativa ancora più lunga della vostra, però una squadra imprevedibile. Nell'ultima partita ci sono voluti 27 punti dell'ex Skoda Volpe per riuscire a battere Battipaglia. Insomma, è una squadra che ha delle possibilità per farvi male. Secondo me la classifica che ha Battipaglia, infatti, secondo me è una classifica abbastanza bugiarda. Ha dei singoli molto importanti. Vedi Anumba, che è un giocatore fortissimo, secondo me, e anche abbastanza sottovalutato. Ma lo stesso Norcino di Capua, sono dei giocatori comunque importanti. Sì, è molto imprevedibile, che noi ci abbiamo vinto agli ultimi secondi da loro, e con Valmontone erano avanti anche di 20, hanno perso veramente agli ultimi secondi, quindi sì, è molto imprevedibile e ci sarà da sudare tanto. C'erano dei saluti da fare prima di questa partita, te li lascio fare allora. Sì, volevo salutare il nostro piccolo Leonardo, che è un nostro grande tifoso, che in questo momento non sta tanto bene, ma noi gli facciamo tantissimi auguri e un grossissimo in bocca al lupo, e speriamo di vederlo presto qua di nuovo al palazzetto. Grazie mille. Allora Marco Secci, noi ci prendiamo una pausa dal Palapilastro, poi torniamo in diretta. Vuole una reazione per scrollarsi di dosso il momento negativo, la fotodinamico Cagliari, che nel turno infrasettimanale riceve la Treofan Battipaglia, penultima in classifica nel girone D del campionato di Serie B. Come detto, non è un bel momento per la squadra bianco-blu. 4 sconfitte consecutive, accusate contro Luis, Scauri, Venafro e Costa d'Orlando. Il punto cruciale della stagione è stata la sconfitta di un punto nel finale proprio contro Scauri, un KO che ha portato alle dimissioni di Beppe Caboni, all'insediamento in panchina di Fioravanti. Il tecnico livornese cerca ancora la prima vittoria sulla panchina della fotodinamico. Fino a questo punto però, come abbiamo detto con il general manager Marco Secci, la fortuna non l'ha assolutamente accompagnato. All'esordio ha trovato Venafro, che è probabilmente la squadra più in forma fino a questo momento del torneo, quindi la trasferta interminabile di Costa d'Orlando contro una squadra rinforzatasi rispetto al girone d'andata, in entrambi i casi senza una pedina centrale dello scacchiere come Mauro Graviano. Quest'oggi mancherà, come detto, anche Mauro Passaretti. L'obiettivo stagionale a questo punto è cambiato, la squadra punta principalmente alla salvezza, anche se i propositi di inizio stagione potevano lasciar pensare anche a qualche obiettivo più prestigioso. Oggi al cospetto della Treofan, allora penultima, ripetiamo, non si può sbagliare assolutamente per far sì che la classifica non si accorci in maniera pericolosa nelle zone più basse. Fotodinamico 12esima, 14 punti, 7 vittorie e 13 sconfitte il bilancio. Battipaglia anch'essa in serie negativa, 6 battute dal resto in fila, l'ultima delle quali però è maturata per un solo punto al cospetto di una delle corazzate di questo campionato come Valmontone. Battipaglia è stata messa KO dai 27 punti dell'ex
bianco-blu. Dario Scodavolpe, la vittoria manca dal 23 dicembre scorso, 86-79 contro la Luis Roma. Gli altri due successi sono arrivati contro Venafro alla terza e contro Catanzaro alla tredicesima. Tutto pronto per l'inizio di questa partita che verrà arbitrata da Gianluca Cassiano e Dario Di Gennaro di Roma. Vi diamo conto dei quintetti titolari schierati dai rispettivi coach per la fotodinamico: Andrea Pompiano, Mirko Pilo, Giuliano Samoggia, Manuel Vanuzzo e Daniele Locci. Dall'altra parte la Treofan Battipaglia invece si schiera con il numero 10 Anumba, anche di lui abbiamo parlato nella presentazione del match, mentre Samoggia si prende e sbaglia il primo tiro di questa partita. Parlavamo del quintetto di Battipaglia, completato dal numero 0 Norcino, dal numero 19 Visentin, dal numero 27 Cusenza e dal numero 5 Di Capua. Subito cercata la ricezione in post basso di Anumba che lavora contro Loci, buona la difesa però da parte dell'esterno quartese che lo costringe a tornare fuori in direzione di Di Capua, manda per il tiro da tre punti allo scadere dei 24, una tabellata per Di Capua, buona difesa da parte della fotodinamico, cerca segnali difensivi all'interno di questa partita la squadra cagliaritana, l'ho detto anche Manuel Vanuzzo in sede di presentazione di questa partita, ha detto stante la difficoltà in questo momento di realizzare più di 65 punti a partita, dobbiamo costringere gli avversari a segnarne di meno ed è dunque necessario difendere forte. Intanto ancora non si sblocca questa partita, rimbalzo per Battipaglia, poi Norcino è già dall'altra parte e prova a sfidare uno contro uno, Pilo torna sui suoi passi, poi fuori da Cusenza, Di Capua, il gioco a due è molto ben trovato dai giocatori della Treofan. Cusenza subisce il fallo, potrà dunque andare in lunetta con i primi due tiri liberi di questa partita, 8:39 al termine. Primo fallo personale per Giuliano Samoggia, in lunetta c'è Kevin Cusenza, ala centro classe 93, trapanese di origine anche se è maturato cestisticamente nel nord Italia tra Casal Pusterlengo prima e poi all'Olimpia Milano, anche un passaggio all'Aurora Desio per lui prima poi di un girovagare in Italia che lo ha visto vestire anche le maglie di Acireale e Costa d'Orlando oltre che di Trapani in Serie A2. Ha realizzato il primo punto di questa partita, attacca la fotodinamico, l'uscita dai blocchi di Loci, torna fuori da Vanuzzo, mette palla per terra contro Visentin da tre, Vanuzzo sul secondo ferro, poi a rimbalzo Pompiano è sfortunato, si trascina il pallone oltre la linea di fondo, rimessa in gioco per Battipaglia, a eseguirla sarà Anumba. E Pompiano subito a mettere pressione su Di Capua. Anumba a ricevere il passaggio di apertura, si fa vedere fuori dai blocchi e attacca il pitturato Norcino con un passo in più, però in maniera del tutto evidente. In questo caso infrazione di passi da parte di Norcino, uno dei migliori realizzatori della Treofan Battipaglia. Dall'altra parte la fotodinamico cercherà invece di sbloccarsi in questo match. Pompiano, Loci, poi ancora Pompiano per l'uscita dei blocchi di Pilo, primo ferro, tiro corto per la guardia sassarese. Allora riparte la Treofan, Di Capua ha già servito Norcino, guarda al post basso di Visentin, poi va in punta da Cusenza. Pallone per Di Capua dietro la schiena contro Pompiano, si butta dentro e va a segnare con grande morbidezza di tocco Di Capua, giocatore che nel corso della propria carriera ha avuto modo di maturare esperienze anche in Serie A2, in quelle di Scafati. 3-0 Treofan allora in questo inizio di partita, 7:26 al termine del primo quarto, la fotodinamico cerca ancora il primo canestro in questa partita, 6 secondi allo scadere dei 24, Loci prova ad attaccare ancora una volta il pitturato, il tiro reso difficile dal tentativo di stoppata di Visentin si infrange ancora una volta sul ferro. Allora riparte la Treofan, Cusenza qui marcato da Samoggia, prova a girare sul perno, si appoggia al vetro, realizza il quinto punto della partita di Battipaglia. Non è probabilmente questo l'approccio che si augurava coach Alessio Fioravanti, ma la partita è appena iniziata. Allora Samoggia va a coinvolgere in situazioni di post basso Daniele Loci, ribaltamento per Pompiano, attacca molto bene Visentin sfruttando bene questo mismatch, Andrea Pompiano fino al capolinea, finalmente si sbloccano i pirati. 5-2, così recita il punteggio sul tabellone del Palapirastu. Cusenza
in possesso del pallone, attende l'uscita di Norcino che ha copiato con Pilo, dall'altra parte si fa vedere Anumba liberato molto bene di capo, appoggio comodissimo al tabellone, 7-2 Treofan, squadra campana che sta trovando attacchi fluidi in questa fase iniziale del match. Il blocco di Vanuzzo per liberare Loci, poi subito il post basso di Samoggia, in punta Vanuzzo, tripla a segno per il capitano Manuel Vanuzzo che accorcia subito sul meno 2. 7-5 il punteggio, ci stiamo avvicinando già alla metà di questo primo quarto di gioco. Pompianu va a ostruire con un po' troppa energia il tentativo di uscita da parte di Capua, allora arriva il suo primo fallo personale di questa partita. Pompianu con grandi responsabilità al momento dell'infortunio di Graviano, assente da 3 settimane ormai, sta rispondendo comunque in maniera positiva. Intanto di Capua dal palleggio per Norcino, il gioco a due con Visentin, va dentro, rischia anche qualcosa Norcino che non riesce a mantenere il controllo del pallone. Allora la rimessa dal fondo sarà per la fotodinamico Cagliari, dunque ha il possesso della possibile parità o addirittura del sorpasso dopo un inizio di gara caratterizzato un po' dalle mani fredde. Battipaglia e piazza con trascorsi abbastanza importanti, presente anche abbastanza importante nel settore femminile, lunga storia di Serie B per questa compagine che però è neopromossa nella categoria, lo scorso anno ha ottenuto la promozione al termine della fase nazionale della C-Silver, dove peraltro è stata chiamata ad affrontare proprio una trasferta sarda contro l'Esperia. 72-53 il punteggio della gara d'andata giocata al Palazzauri. Intanto Pido sbaglia ancora da 3 punti, affermazione esperina invece nella sfida di ritorno qui vicino al Palasport di Via Pessagno con il punteggio finale di 63-57. Squadra però è cambiata in quasi tutti i suoi effettivi rispetto alla scorsa stagione, è cambiato anche il coach, non è più Orlando Menduto ma coach Raffaele Porfidia, che conosce già peraltro l'Accademia Basket per averla affrontata ai tempi della C nazionale quando guidava da head coach la Virtus Cassino. Errore per Anumba, giocatore molto interessante, un classe 96 di cui avremo modo di parlare nel corso di questa telecronaca, storia cestistica abbastanza particolare la sua. Intanto seguiamo questa manovra d'attacco da parte della fotodinamico, tripla dall'angolo per Samoggia a segno, allora si riscaldano le mani dei pirati, sorpasso fotodinamico 8-7, dall'altra parte rischiano però i bianco-blu di perdere Visentin, non si completa la ricezione di palla da parte del lungo in canotta numero 19 della Treofan e dunque la fotodinamico può tornare dall'altra parte con Andrea Pompianu che ha già chiamato lo schema. Vanuzzo va a bloccare per Pilo, l'uscita di Loci, guarda subito il canestro, spara da 3, molto corto però in questo caso il tiro di Daniele Loci, il rimbalzo è stato recuperato da Cusenza, dall'altra parte c'è Norcino, lavora sul blocco dello stesso compagno in canotta numero 27, poi oltre l'arco c'è Di Capua, il palleggio aperto con la mano sinistra, buono l'aiuto difensivo da parte di Vanuzzo che poi va a chiudere anche su Visentin. C'è stata però evidentemente la spinta a giudizio del direttore di gara. Allora è arrivato il primo fallo della gara di Manuel Vanuzzo, tripla concessa colpevolmente in questo caso a Cusenza subito dopo la rimessa. Riparte la fotodinamico con Pilo. Pompianu ancora a coinvolgere Samoggia in angolo, mette palla per terra contro Cusenza che però difende bene, allora Pompianu sfida uno contro uno, Di Capua ha tirato sull'aiuto, Samoggia col piazzato dalla media sbagliato, il tap out a rimbalzo di Visentin e poi completa il recupero di Capua, oltrepassa la metà campo di Capua, poi si prende un arresto di tiro dalla media distanza, lo sbaglia Pompianu a rimbalzo, riesce solamente a toccare stante anche l'intervento da parte di Visentin e allora rimessa dal fondo per la Treofan, 3-27 al termine del primo quarto. Punteggio abbastanza basso, vantaggio per la squadra di casa di una sola lunghezza, 8-7 il punteggio. Anumba prova a farsi vedere,
Qui Norcino fa carambolare il pallone sulla schiena di Locci per ottenere un'altra rimessa, dunque altri 5 secondi per provare a liberare un compagno. Ora stavolta Visentina a eseguire, si va da Cusenza, poi di Capua. Compiano va a cercare il pallone, non lo trova all'uscita di Norcino, altro piazzato dalla media distanza, sale altissimo, Anumba rimbalzo, segna con il fallo, grande esplosività per questo ragazzo, l'abbiamo detto, molto molto interessante. Classe 96 sta viaggiando a 12,7 punti di media con 7,3 rimbalzi. Vi ha riportato avanti Battipaglia sul 9-8, mentre è uscito Cusenza ed è entrato con il numero 13 il capitano della Treo Fanaldo Filippi. Dicevamo di Anumba, giocatore italo-nigeriano, nativo di Reggio Emilia, perché è nato cestisticamente nelle fila della pallacanestro reggiana, ma che è reduce da un biennio in Inghilterra, in particolare nella NBL Division 1, che corrisponderebbe alla nostra Serie A2, con il Manchester Magic a circa 12 punti di media per gara in questa stagione. Il rientro in Italia a Battipaglia, dove come detto sta facendo molto molto bene. Intanto Vanuzzo stavolta non riesce a trovare la via del canestro dai 6,75, mentre si prepara per il suo primo ingresso in partita Romeo Trionfo, e anche Picciau dovrebbe entrare per la foto dinamico, si è alzato proprio in questo momento. Treofan Battipaglia che è andata ancora a segno ed è riuscita così a trovare il più 4-2-38 dal termine della prima frazione di gioco. Pompiano a lavorare sul blocco di Vanuzzo, arriva anche Locci, mano sinistra per Pompiano, fuori per Pilo, attacca bene il pitturato, il fallo di Di Capua è antisportivo, agganciato da dietro Pilo quando ormai era pronto all'appoggio a canestro, si è disinteressato del pallone di Capua che è stato dunque sanzionato con il fallo antisportivo. Ci saranno due liberi più possesso per la fotodinamico, l'occasione dunque è buona per controbattere a questo tentativo di fuga da parte della Treofan. È arrivato il primo ingresso in partita da parte di Trionfo, che ha preso posto sul parquet, è uscito Daniele Locci. Tanto il primo libero va a segno per Pilo. 60% dei liberi in stagione per lui. Qui 2 su 2. Esce proprio Pilo ed entra allora Picciau per la fotodinamico con la canotta numero 3. Giocatore anche lui molto giovane, classe 97. Prodotto del florido vivaio della scuola basket Cagliari. Intanto il post basso di Samoggia contro Filippi a segno con un gran fadeaway. Giuliano Samoggia, allora la fotodinamico in un amen, riesce a impattare e a ricucire questi 4 punti di differenza nei confronti della Treofan. Parità a 12. Anumba per Di Capua, prende il centro dell'area, poi Filippi il piazzato dall'angolo a segno, mano morbida per il capitano di Battipaglia, che porta avanti i suoi sul 14-12, 1,50 ancora da giocare nel primo quarto di gioco. Servito spalle a canestro Picciau, vuole lavorare contro Di Capua, semigancio sbagliato però da parte del giovane della fotodinamico. Dall'altra parte Di Capua da 3 punti a segno, Di Capua che riporta avanti la Treofan, ora di 5 lunghezze, dovrebbe essere anche il massimo vantaggio nella partita per la Treofan fino a questo punto. Qui Trionfo va in post basso ancora da Samoggia, accoppiato con Filippi. Samoggia un altro tiro cadendo all'indietro, stavolta si infrange però sul primo ferro la sua conclusione. Di Capua prova ad accelerare il ritmo, stavolta non riesce ad andare fino in fondo. Filippi passa in direzione del compagno di squadra in maglia numero 7, si tratta di Santoro. Poi Di Capua molto bene sotto per Visentin. Di Capua sta prendendo la scena su di canestri ma anche di assist. Più 7 ora Battipaglia, 19-12 il punteggio. Pompiano dal palleggio per Vanuzzo, poi Picciau. Sporcata qui la linea di passaggio, recupera agevolmente Anumba che però poi calpesta la linea laterale. Allora viene fermata la sua azione, pronto un doppio cambio per Battipaglia mentre esce Pompiano ed entra Cabriolo. Dunque avvicendamento in regia per la fotodinamico, dicevamo fuori Anumba e Visentin, dentro con il numero 27 Cusenza, che dunque torna in questa partita con il 12. C'è invece
Federico Lorenzo per la Treofan Battipaglia. Esce anche Di Capua, che è stato il dominatore degli ultimi minuti di gara. Torna Norcino. E ora finalmente riprende il gioco con Cabriolu, che chiude il palleggio. Riceve nuovamente la sfera dalle mani di Samoggia, va su molto forte, grande aggressività per Cabriolu, non premiata però dalla fortuna in questa circostanza. 25 secondi al termine del primo quarto, Santoro, uscita di Lorenzo, poi in punta Filippi, dall'altra parte si torna da Santoro. Norcino prova a sfidare dal palleggio Trionfo, tentativo di crossover però abbastanza lento, Trionfo tiene poi il tiro da tre punti sbagliato, c'è spazio per l'ultimo attacco da parte della Fotodinamico, Cabriolu per Capitan Vanuzzo, tripla frontale che però non trova fortuna, termina il primo quarto di gioco, primo quarto un po' di sofferenza ancora per i Pirati, sotto di 7 lunghezze contro la Treofan Battipaglia, punteggio di 19-12, noi ci prendiamo una pausa dal Pala Pirastu, qualche spot, poi torneremo ancora in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Inizia il secondo quarto, primo possesso per Battipaglia con Santoro che si affida poi a Filippi, il blocco di Cusenza che poi si apre invece per ricevere il pallone, si torna da Norcino, c'è l'uscita ancora da parte di Santoro, ancora Picciau in campo per la Fotodinamico, tra qualche istante andremo dunque a riepilogare i quintetti delle due formazioni, qui Cusenza trova l'equilibrio per appoggiare ancora al tabellone il tiro che porta Battipaglia sul più 9, 21-12, allora dicevamo Picciau in campo e va anche a trovare i primi due punti della sua partita assieme a Cabriolu, Trionfo, Vanuzzo e Samoggia per la Fotodinamico, dall'altra parte Battipaglia schiera con il numero 7 Santoro, con il numero 12 Federico Lorenzo, con il numero 27 Cusenza, con il numero 13 c'è il capitano Filippi, errore con il tiro dalla lunga distanza. Cabriolu dall'altra parte per la Fotodinamico, Picciau gli consegna nuovamente il pallone, poi Vanuzzo da un'occhiata al post basso di Trionfo, cerca di lavorare con il fisico contro il suo avversario, Trionfo si aiuta un po' troppo con le braccia, Lorenzo in questo caso allora va a spendere il primo fallo della sua partita ed è pronto anche l'ingresso in campo, il primo della partita di Fabio Villani per la Fotodinamico, esce Vanuzzo, dunque quintetto abbastanza basso ora per i cagliaritani con Samoggia sostanzialmente in posizione di 5, Trionfo da 4. Cambio anche dall'altra parte, esce Filippi e torna Anumba. 8:49 al termine del primo tempo, 21-14 il punteggio in favore di chi difende, Villani per Picciau, poi Trionfo in punta, tripla aperta per lui ma la sbaglia, più in alto di tutti a rimbalzo Cusenza, controlla poi Anumba che porta il pallone nella metà campo d'attacco, si affida poi a Santoro, chiamata Pollice nell'attacco di Battipaglia, palleggio aperto per Santoro che poi si butta dentro, batte tutta la difesa bianco-blu, due punti per Santoro con Trionfo che ha qualcosa da dire ai compagni per qualche aiuto difensivo che evidentemente non è arrivato nell'ultima circostanza. Cabriolu per Villani, si fa vedere poi Samoggia nel cuore dell'area, Samoggia cadendo all'indietro sbaglia, a rimbalzo Anumba,
controlla per Battipaglia, poi si affida ancora a Santoro, sempre schema pollice, parte con il blocco di Anumba che poi va a ricevere il pallone. Pallone che circola ancora sul perimetro, Norcino in mezzo alle gambe contro la difesa di un mastino come Fabio Villani che va a cercare il pallone, lo show di trionfo, poi Anumba col piazzato dal mezzo angolo, errore, Picciau a rimbalzo, qui Cabriolu cerca di accelerare il ritmo dall'altra parte ma si attacca a difesa schierata, Cabriolu dietro la schiena, pronto il blocco di Samoggia che poi si apre, ancora Cabriolu qui vuole battere uno contro uno, Cusenza era pronto, anche un interessante scarico verso Villani. È interessante in generale anche questa ultima chiamata d'attacco da parte della fotodinamico, mentre diamo un'occhiata anche al cambio con l'uscita di Lorenzo, l'ingresso in campo di Di Capua per Battipaglia, rimessa dalla metà campo offensiva, mentre esce Cusenza e torna anche Visentin per Battipaglia. Il gioco è ripreso, Cabriolu per Villani, si schiera a zona, intanto la Treofan, zona fronte pari, qui Cabriolu non si avvede che il cronometro di 24 stava per scadere, allora palla persa dai bianco-blu che ora devono tornare a difendere forte, Norcino a eseguire la rimessa per la Treofan, poi Santoro, Di Capua, una fucilata verso Santoro che non era pronto a ricevere il pallone, banale palla persa allora anche per la compagine campana, 7 minuti 6 secondi la conclusione del secondo quarto, attacca ancora la fotodinamico che vuole ricucire questo parziale, però la vede sotto sul 23-14 contro la penultima della classe, ovvero la Treofan Battipaglia, trionfo con il semigancio vincente, una delle sue specialità, partendo dal post basso, 23-16, cerca di tornare in linea di galleggiamento, la squadra di casa, Santoro per Anumba, in angolo c'è Visentin, buono il taglio di Anumba che va su ancora forte, buona intelligenza anche per questo giocatore, come detto italo-nigeriano, che è peraltro anche il primo del girone per rimbalzi offensivi a quota 3,8. Poi dovrà stare attenta alla fotodinamico che qui si affida ancora a Samoggia, giocatore di raro talento offensivo, a segno per il meno 7, 25-18. Santoro per Anumba, cerca con un po' troppa insistenza, un po' troppa veemenza qui il pallone, Picciau va a commettere il fallo, intanto esce proprio Samoggia, torna in campo Capitan Vanuzzo per la fotodinamico Cagliari, questo è il cambio stabilito da coach Fioravanti, Norcino per Santoro, Anumba si apre per ricevere, il gran sacrificio ancora giustamente applaudito da parte del pubblico per Picciau, Di Capua per Norcino che spara da tre punti, tripla non contestata e realizzata da Norcino per il più 10, nuovo massimo vantaggio nella partita per la Treofan, 28-18, Cabriolu per Villani, si fa vedere Vanuzzo, non può però ricevere il pallone, allora si torna in punta da Picciau, il blocco di trionfo va dietro la schiena, Picciau contro Anumba, per poco non trova un canestro alla Manu Ginobili quasi, allora dall'altra parte Norcino per Di Capua, prova ad attaccare il pitturato, c'è la difesa forte di Villani ma c'è anche il fallo speso da Picciau probabilmente in questo caso, anzi da Villani, mentre c'è il time out chiamato da coach Fioravanti, la fotodinamico scivolata sul meno 10, come detto 28-18, e sta faticando a trovare fluidità, continuità all'interno di questa partita, non è un bel momento questo per i pirati, 4 sconfitte consecutive, un successo sarebbe fondamentale per ritrovare innanzitutto morale, ma direi anche per trovare un po' di tranquillità, un pizzico di tranquillità in più anche per quanto riguarda la classifica.
concedere i due punti alla Treofan quest'oggi sarebbe pericoloso, quanto accorcerebbe la classifica nelle zone basse. Ma Vanuzzo e compagni devono fare senz'altro meglio di quanto non abbiano fatto fino a questo momento al Palapirastu, dove sono sotto contro una Treofan che ha giocato senza strafare, in maniera ordinata, pulita. E ora conduce con merito Di Capua in lunetta. Giocatore che sta viaggiando a 11,6 punti di media, tiri liberi col 71%. Tanta esperienza per lui in Serie B, anche ad Agropoli, Bisceglie, poi Scafati, Serie C a Sarno, come detto la Lega 2 in quel di Scafati. Intanto l'errore anche col secondo libero, ma poi Anumba ha un gran senso del rimbalzo d'attacco, lo dimostra anche in questo caso, più 12 battipaglia, 30-18, Cabriolu per Picciau, c'è bisogno di una reazione decisa da parte dei bianco-blu. Qui trionfo, si sente in fiducia per il tiro, ma lo sbaglia Cabriolu, prova ad attaccare Santoro, c'è il fallo speso dal numero 7 Campano, rimessa dal fondo per la fotodinamico, 4,59 per andare all'intervallo lungo, ed è pronto a tornare Mirko Pilo. Uscirà Picciau, protagonista di un positivo ingresso in partita, coronato anche da due punti realizzati. Pilo serve Cabriolu, Villani mette palla per terra contro Filippi, poi un ribaltamento un po' rischioso, Pilo raccoglie il pallone, tira da tre ma trova ancora una volta il secondo ferro a dirgli di no. Visentile intanto cercava di prendere posizione contro Trionfo, Norcino dà un'occhiata dentro, arriva Santoro, poi in punta Di Capua, mette palla per terra, arresto e tiro dalla media con errore, Trionfo, un bel lavoro a taglia fuori contro Visentin. Tanto arriva il fallo tecnico per coach Fioravanti. Colpevole evidentemente di qualche protesta di troppo. Allora, un tiro libero più possesso per la Treofan Battipaglia. Chissà, forse ha voluto anche un po' suonare la carica, un po' scuotere gli animi dei suoi, coach Fioravanti, andandosi a prendere questo fallo tecnico e alzando un po' la voce con gli arbitri. Esce Villani, torna Samoggia, in un primo momento era pronto sul cubo dei cambi anche Loci, che però poi prende posto nuovamente in panchina. Di Capua per Santoro, possesso aggiuntivo per Battipaglia, circolazione oltre l'arco, Filippi da tre punti sul secondo ferro, allora Cabriolu può correre in transizione, viene preso in consegna da Norcino, Samoggia da tre, tripla frontale a segno per Giuliano Samoggia, trascinatore offensivo della fotodinamico in doppia cifra con 10 punti realizzati. Stavolta il timeout lo chiama la Treofan, Treofan che è avanti di 10 lunghezze, 31 a 21, 4 minuti e 7 secondi invece la conclusione del secondo quarto. La società Bartoli Fisi Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di prensatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisi Redi sostiene lo sport. Di Capua a eseguire la rimessa per Battipaglia, ha servito poi Norcino. Provato a mettere subito un pizzico di pressione sulla rimessa
la foto dinamico. Ora Filippi attende l'uscita di Santoro in punta, dall'altra parte esce anche Norcino, si torna invece da Di Capua, che ora è accoppiato con Trionfo, vuole cercare di batterlo dal palleggio. Ottimo però il lavoro difensivo in questo caso da parte di Meo Trionfo. Allora Pino lavora sul blocco di Vanuzzo, qui serve proprio il capitano, battuto molto facilmente dal palleggio sul primo passo Visentin. Giocatore che evidentemente non ama particolarmente seguire il pari ruolo lontano da canestro, abbastanza statico il 19 in canotta arancio-blu sul primo passo dell'ex Dinamo Sassari. Rimessa in attacco per Cabriolu, prova a smarcarsi subito Pino, riceve invece Samoggia, Samoggia per Cabriolu, continua a difendere a zona battipaglia. Allora ci vuole una circolazione paziente per la fotodinamico, premiata in questo caso dalla tripla di Mirko Pino. 31-24, meno 7 allora. Il fotodinamico cerca di ricucire pian piano con pazienza. È stato anche quest'oggi un inizio di partita non semplice. Qui Norcino da 3 punti senza ritmo a segno per ristabilire subito le distanze. Più 10-3 o fan 34-24. Intanto Cabriolu lavora sul blocco di Vanuzzo in angolo da Samoggia, attaccato forte da Filippi, cerca di attaccarlo dal palleggio Samoggia. Usa troppo le mani in zona difensiva, in questo caso Filippi. È il primo fallo personale della sua partita, rimessa dal fondo fotodinamico con Pino. Poi lascia l'incombenza a Cabriolu. 2.46 per andare all'intervallo. Trionfo accoppiato con Anumba, va da Cabriolu, taglia dentro Samoggia. Cabriolu vuole battere Filippi nel mismatch, sbaglia la cosa più importante però, l'appoggio al tabellone. Allora rimessa dal fondo Treofan. E Di Capua è andato a servire Norcino, Filippi in angolo. Si torna da Norcino, Di Capua tripla frontale, l'uscita di Cabriolu però è arrivata in maniera abbastanza aggressiva, indotto all'errore numero 5 avversario, non era un tiro comodo con la sua disposizione. Ci riprova e va a segno Giuliano Samoggia, indiavolato questa sera. 34-27. Samoggia sta permettendo la fotodinamico un po' spenta in zona d'attacco di restare in partita. Di Capua qui pasticcia un po', Di Capua dal palleggio consegna il pallone nelle mani di Cabriolu, che può lanciarsi in contropiede. Cabriolu qui non riesce a scaricare verso Trionfo, probabilmente Norcino aveva usato le braccia in maniera un po' maliziosa, in questo caso poteva starci un fischio arbitrale ai danni del classe 99, prodotto del settore giovanile del Generuci. Tanto Norcino ancora da 3 punti, stavolta non è fortunato. Anumba vola letteralmente a rimbalzo sopra le teste di Samoggia e di Cabriolu, di Vanuzzo scusate, di Cabriolu. Allora si torna oltre l'arco con Di Capua, sbaglia la conclusione Filippi a lottare su questo pallone con Samoggia. Visentin va a disturbarlo, rimessa dal fondo per la fotodinamico, che in qualche modo riesce a impossessarsi del pallone, ma che fatica per la squadra di Fioravanti. Ora va a chiamare lo schema corna in attacco, subito il blocco di Vanuzzo che poi consegna il pallone nelle mani di Pino. Trionfo guarda verso Anumba, poi spara da 3 punti ma sbaglia. Norcino con il tap out a rimbalzo controlla Di Capua, semina il panico ancora Di Capua, appoggio vincente con la mano sinistra, sta diventando un rebus abbastanza complicato da risolvere, quello relativo a Vincenzo Di Capua per la fotodinamico Cagliari. Altra uscita per Trionfo, solito accoppiamento con Anumba, il blocco di Samoggia, mette palla per terra contro Anumba che ha accettato il cambio difensivo, linea di fondo per Giuliano Samoggia.
Il fallo è stato commesso dal giocatore in canotta numero 10 della Treofan, è andato a effettuare qualche timida protesta all'indirizzo della coppia arbitrale. Due liberi per Samoggia, 31 secondi al termine di questo primo tempo. Sta realizzando 11,7 punti di media Giuliano Samoggia, qui aggiunge anche 5,6 rimbalzi dalla lunetta, segna con l'81%, il primo va dentro, il secondo pure. E ora sì, è tutto pronto per il ritorno in campo di Daniele Loci, ma prima c'è il time out chiamato da coach Alessio Fioravanti. Allora riepiloghiamo la situazione: più 7, Treofan Battipaglia qui al Palapirasto di Cagliari, 36-29, 31 secondi prima di andare al riposo lungo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Ultimi 31 secondi del primo tempo di gioco qui al Palapirasto. Manovra Battipaglia con Di Capua dal palleggio. 17 secondi per il tiro dei campani. Il blocco alto di Filippi. Il cambio difensivo di Loci. Ancora Filippi che cerca una linea di passaggio, la trova all'indirizzo di Visentin, qui fallo antisportivo speso in maniera un po' ingenua da parte di Loci, che era scivolato nel tentativo di bloccare Visentin, ha cercato la marcatura d'anticipo, come detto ha perso l'equilibrio e poi è andato ad allacciare in maniera abbastanza vistosa l'avversario. Fischio arbitrale è corretto, mentre ci sarà un doppio cambio per la Treofan in vista di questi ultimi 11 secondi nel primo tempo. Norcino e Di Capua sono usciti, tornano Lorenzo e Santoro. Visentin in lunetta, centro abbastanza giovane, un classe 95, 10,7 punti di media per lui in stagione. Mentre ci sono delle altre manovre nella panchina di Battipaglia, Visentin va a segno. Arriva anche il possesso aggiuntivo allora per la Treofan. Come ho detto, 11 secondi e un decimo. Si smarca e riceve Santoro. A mettergli pressione Cabriolo, il blocco di Visentin. Lo show molto profondo di Vanuzzo. Lorenzo perde il controllo del pallone, recuperato poi da Filippi, tiro da tre sbagliato da parte del capitano della Treofan. Va in archivio allora il primo tempo qui al Palapirastu, vantaggio per una positiva Treofan Battipaglia, 38-29 su una fotodinamico Cagliari che sta trovando degli sprazzi interessanti, ma qui non riesce però a dare continuità. E allora c'è questo svantaggio di 9 lunghezze, come detto, dopo i primi 20 minuti di gioco. Noi per il momento ci prendiamo una pausa dal Palapirastu di Cagliari, qualche spot, poi tra 15 minuti circa saremo nuovamente in diretta, pronti a offrirvi le emozioni del secondo tempo. Sono Luca Figarini e mi occupo di energie rinnovabili. Sono qui per parlarvi del fotodinamico, un nuovo prodotto dalla tecnologia innovativa. Fotodinamico è un pannello che funziona a luce diffusa, concepito per produrre energia anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Fotodinamico non ha bisogno di particolare esposizione alla luce, può essere installato a parete e rende più di un fotovoltaico tradizionale. Investi nel futuro e sull'energia pulita. Fotodinamico, ora puoi.
tornano in campo le due squadre, Trionfo, Cabriolu, Samoggia, Vanuzzo e Pilo per la foto dinamico Cagliari. La Treofan Battipaglia risponde invece con Anumba, Norcino, Cusenza, poi Di Capua e Visentin. Qui un fischio lontano dalla palla, fallo del giocatore in canotta numero 27, Kevin Cusenza, che ora va a protestare all'indirizzo del direttore di gara. Rimessa dal fondo per la fotodinamico, sono passati appena 8 secondi dall'inizio di questo terzo quarto con i Pirati che sono chiamati a rimontare il punteggio, infatti vede avanti la squadra ospite sul 38-29. Non è andata a buon fine l'iniziativa dal palleggio, penetrazione centrale per Mirko Pilo. Cusenza per il taglio di Anumba, sale altissimo, tira cadendo all'indietro ma sbaglia, il rimbalzo viene raccolto da Vanuzzo, poi Cabriolu dall'altra parte, ancora con minuti importanti in posizione di playmaker, non è più tornato sul parquet Andrea Pompianu. Intanto Samoggia si sbaglia, è stato il trascinatore offensivo indiscusso della fotodinamico nel corso del primo tempo e se i cagliaritani sono ancora in partita lo devono a lui per quanto riguarda ovviamente la fase offensiva del gioco. Si riparte con la fotodinamico ancora schierata a zona, è stato così anche per larghi tratti del secondo quarto. Norcino per Di Capo, a palleggio, arresto e tiro dopo la finta efficace per mandare a vuoto Cabriolu, a segno Di Capo a 14 punti, trascinatore della Treofan in vantaggio ora sul 40-29. Qui Anumba anticipa o quantomeno ci prova questa linea di passaggio verso Trionfo, riesce solamente a sporcare questo pallone, rimessa in attacco per i Pirati con Cabriolu a eseguire. Cabriolu ancora per Pilo, mette il pallone per terra, poi torna dal playmaker, circolazione perimetrale, Pilo in ritmo da tre punti, a segno Mirko Pilo, giocatore, uno specialista nel tiro dai 6,75, ha faticato a ingranare nel corso del primo tempo, qui sembra aver riscaldato un po' le mani. Di Capo intanto si prende ancora responsabilità, va ancora a segno e ora sono 16 per l'ex Scafati, sempre più 10 battipaglia. La fotodinamico prova ad accendersi ma fatica a trovare una striscia positiva all'interno di questa gara. Battipaglia dal canto proprio è brava a tenere sempre a debita distanza i rivali. 8 minuti esatti al termine del terzo quarto e ancora un fallo speso da Cusenza, la situazione però è ancora in controllo dal punto di vista disciplinare per l'ex giocatore, tra le altre, della Sigeco Casal Pusterlengo. Rimessa dal fondo fotodinamico, fotodinamico che oggi può avvalersi l'ingresso in rotazione di Edoardo Melis, ci fa davvero molto piacere ritrovarlo. Qui gran palla di Vanuzzo per Cabriolu che si divora colpevolmente il canestro ma riesce poi con la caparbietà che lo contraddistingue a rimediare e a realizzare il canestro del meno 8 sul 42-34. Norcino, Cusenza controllato a distanza da Samoggia che gli concede il tiro lo prende poi Norcino, lo manda a segno, Battipaglia sta tirando con ottime percentuali questa fase centrale della partita ed ecco che arriva il momento di Andrea Pompianu, va a raggiungere in questo momento il cubo dei cambi, qui palla parlante di Trionfo per Vanuzzo, sotto canestro riesce a recapitare il suo quinto punto personale, nuovo meno 9 fotodinamico di Cabriolu in pressione su Di Capo, Anumba va a cercare poi Norcino, il pick and roll con Visentin che non si completa, Anumba il tiro da due punti sbagliato, Visentin a rimbalzo però riesce a strappare il pallone a Vanuzzo, Di Capua penetrazione, tiro con la mano destra, stavolta non è fortunato. Qui Anumba aveva, a mio giudizio, commesso fallo su Cabriolu, poi non riesce a ricevere il pallone su questo passaggio lungo. Arriva il cambio, Cabriolu che ci ha provato con tutte le sue energie, alla lunga è andato con perdere un pizzico di lucidità, allora viene fatto rifiatare, al suo posto c'è Andrea Pompianu. Mirko Pilo, l'uscita di Trionfo
C'è il post basso di Samoggia, non servito, il tiro da 3 a segno, per me è un trionfo. Meno 6 fotodinamico, 45 a 39, due possessi pieni di distanza ora tra le due formazioni. Battipaglia con la chiamata dello schema pollice, doppio post alto, il blocco di Cusenza che poi si apre per ricevere Anumba, ricevere il consegnato poi dallo stesso Cusenza. La palla è un po' ferma ora nell'attacco di Battipaglia, 5 secondi per il tiro, lo prende Norcino, stavolta sbaglia, manda la conclusione sul primo ferro. Allora sembrano essersi accesi con un po' di convinzione in più i Pirati, anche in zona difensiva. Il Pompiano va a prendersi il blocco di Samoggia, ancora il riblocco da parte dell'ex Fortitudo Bologna. Vanuzzo invece vuole trionfo, riceve il pallone di ritorno, Pompiano la finta, lascia sul posto il suo marcatore, il tiro in precario equilibrio è sbagliato, poi Visentin a rimbalzo riesce ad arpionare questo pallone e a servire Di Capua. Di Capua contro Pilo, torna fuori da Norcino che vuole mettere ordine, ancora doppio post alto, Cusenza stavolta a prendersi il pallone, Di Capua con un braccio esterno troppo evidente su Pilo. Pino che va giù, arriva il fallo di sfondamento, secondo personale per Di Capua. 5-16 per chiudere il terzo quarto, più 6, Treofan Battipaglia, 45-39. Una fotodinamico che sta cercando le energie per portare nuovamente il fiato sul collo degli avversari. Ricordiamo anche le prossime due sfide che vedranno protagoniste queste due squadre. Battipaglia che affronterà in casa una big del girone come Barcellona. Fotodinamico che invece sarà di scena inusualmente al lunedì, casa della Virtus Cassino, lunedì 12 alle ore 15. Intanto trionfo è andato a segno con un altro tiro da 3 punti. Allora c'è un solo possesso di distanza tra le due squadre. Norcino per Cusenza, da 3 punti sbaglia, Vanuzzo a rimbalzo con l'ottimo tagliafuori, vuole affondare la transizione, Pompiano che spinge, poi attende l'arrivo dei compagni, reclama calma Vanuzzo, palla dentro per Trionfo contro Anumba, lo sfida spalle a canestro, la finta di Trionfo con esperienza ma anche con altrettanta sfortuna, sbaglia l'appoggio a canestro che sarebbe valso il meno uno. Norcino dall'altra parte prova a punire, sbaglia a sua volta, Samoggia a recuperare il rimbalzo e ancora Pompiano a correre. Trionfo guarda il canestro, preferisce la partenza in palleggio, difende bene stavolta Di Capua, in punta Samoggia, lascia sul posto Cusenza, a segno Giuliano Samoggia per il meno uno. È arrivata, l'attendevamo tutti quanti, la reazione della fotodinamico Cagliari stavolta finalmente con la faccia giusta. 45-44, il timeout lo va a chiamare coach Porfidia per cercare di tamponare un po' l'emergenza, parziale in favore dei Pirati. Che hanno trovato continuità in attacco importante in questa fase, oltre a Samoggia che è andato a segno con l'ultimo tiro, anche Trionfo, due triple davvero fondamentali per far scoccare la scintilla. Qui è arrivato anche un pizzico di continuità in più in zona difensiva. Battipaglia ha leggermente abbassato le percentuali. Ed ecco qui i segreti della rimonta fotodinamico, ora solo meno uno sulla Treofan Battipaglia, 4 minuti 8 secondi per concludere il terzo quarto. Mentre si torna in campo, Anumba, Di Capua, Norcino, Filippi e Visentin per Battipaglia, Pompiano, Pilo, Trionfo, Vanuzzo e Samoggia per la fotodinamico. Schema maglia per Battipaglia con Norcino che vuole il pallone, poi Filippi dà un'occhiata alla ricezione in gomito di Anumba, da 3 punti a segno Filippi. In uscita dal timeout prova subito un canestro importante la Treofan, un canestro da 3 punti.
E ora osserviamo la reazione della fotodinamico, il pick and roll tra Pompianu e Samoggia, poi Pilo mette palla per terra, scarica fuori per Pompianu, tripla frontale sbagliata, a rimbalzo troneggia ancora Giuliano Samoggia per il canestro del meno 2, 19 personali nella partita di Samoggia. La chiamata d'attacco per Di Capua, Visentina a bloccare per l'uscita di Norcino, poi Di Capua a bloccare invece per Filippi. Anumba cerca con lo sguardo il post basso di Visentin, va poi da Di Capua, il passo d'incrocio sulla buona difesa di Pompianu, il rimbalzo di Vanuzzo e stavolta la fotodinamico può attaccare per il pareggio. Mano sinistra per Pompianu, Samoggia in angolo, bene per Pilo, da tre a segno Mirko Pilo, sorpasso fotodinamico, 49 a 48 il punteggio, 2:40 al termine del terzo quarto, si scalda ora anche il pubblico di casa. Di Capua dal palleggio, è pronto il blocco di Filippi che poi va a servire Norcino dall'altra parte, lo segue Pilo, lo scarico in mezzo angolo, ben eseguito, Filippi stoppato, anzi cancellato da Samoggia, che guadagna anche la rimessa dal fondo. La fotodinamico trascina in partita anche il proprio pubblico, un po' spento fino a questo momento. Rimessa dal fondo, Samoggia per Pompianu e si torna nella metà campo d'attacco per cercare di rendere più ampio possibile ora il margine, quando siamo ormai nelle battute conclusive del terzo quarto. Qui trionfo nel nulla, Pompianu però era riuscito con un miracolo a salvare questo pallone, offerto però alla Treofan, nessuno dei suoi compagni ci aveva creduto quanto lui. Filippi si torna da Santoro, va a mettergli tanta pressione Pompianu, un po' troppa a giudizio della coppia arbitrale, fallo personale del giocatore ex Virtus Siena e Dinamo Sassari. Tornerà Cusenza, va a rilevare Visentin per la Treofan Battipaglia, 1:56 per andare all'ultimo mini intervallo, e torna anche Riccardo Picciau, sorpresa in positivo nel primo tempo, va a rilevare il totem Manuel Vanuzzo. Dunque abbassa ancora il quintetto, scelta interessante di Coach Fioravanti, riprende il gioco, il consegnato per Santoro. Arriva poi Norcino, reclama palla in post, Cusenza, arriva il tiro da tre punti però a segno da parte di Norcino, avanti Battipaglia ora sul 51-49. C'è stata una pausa con il tiro dall'arco per Battipaglia nella fase centrale del terzo quarto, poi hanno ripreso a martellare i ragazzi di Coach Porfidia. Qui Pompianu pareggia a 51 con questa gran penetrazione mentre si alza dalla panchina Daniele Locci. Adeguamento difensivo chiamato dalla panchina da Coach Fioravanti. La fotodinamico è ancora a zona. Filippi si prende il tiro da tre punti e lo manda ancora a segno. Percentuali irreali per la Treofan a questo punto del match. Nuovo più 3, 54 a 51. Siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto. Pompianu ha un'idea interessante, vede il taglio di Pilo, ma la difesa di Battipaglia aveva capito tutto. Norcino da 3 mette anche questa. Ora grandina letteralmente sulla fotodinamico. 57 a 51 nel corso della prossima pausa. Andremo a cercare il conforto delle statistiche perché sono davvero curiosi di conoscere le percentuali dei 6,75 della Treofan, che non ha sempre tirato situazioni comode. Il fotodinamico sta lavorando con aggressività in difesa, ma i giocatori campani sono implacabili in questa fase del match, lo sono stati diverse circostanze anche nel corso del primo tempo. 39 secondi per l'ultimo mini intervallo, riceve Samoggia dopo la rimessa, torna da Pompianu, più 6 lo ricordiamo, Treofan Battipaglia, anch'essa schierata a zona. Locci in mezzo angolo, torna in punta da Pompianu, il blocco di Samoggia, Locci deve prendere questo tiro, lo sbaglia, tap out, a rimbalzo Trionfo, non trova però maglie amiche, allora il possesso torna tra le mani della Treofan, che è andata a segno con due triple consecutive nel momento migliore della fotodinamico, quando l'inerzia anche emotiva della gara sembrava
essere passata tra le mani dei ragazzi di Coach Fioravanti. È arrivata questa doccia gelata. Filippi e Norcino a segno, due canestri pesantissimi. Santoro a eseguire la rimessa. Cusenza il suo bel da fare contro la pressione di Trionfo, che va a spendere il fallo. È appena il secondo della formazione di casa nel corso di questo terzo quarto. È arrivato un fallo tecnico, anzi un fallo antisportivo. Situazione non semplice da comprendere. La segnalazione verso il tavolo degli ufficiali di campo è sembrata chiaramente quella di un fallo antisportivo commesso a gioco fermo da Meo Trionfo, che ora va a spiegarsi con il direttore di gara. Situazione questa che diventa delicata dal punto di vista psicologico per la fotodinamico, che con gran fatica era riuscita a rimettere in piedi le cose e a passare addirittura in vantaggio. Ora meno 8, ricacciati indietro i ragazzi di Coach Fioravanti, che avranno bisogno allora di un'ulteriore reazione. Possesso aggiuntivo per Battipaglia, che ora lavora con Santoro. Ricacciato indietro Filippi, sale per ricevere Norcino, va a cercare il pallone Locci, che spende il fallo anche in maniera abbastanza decisa. È il quarto, dunque non ci sono ancora liberi in favore della Treofan. Qui Coach Fioravanti lamenta un uso improprio del gomito da parte del playmaker battipagliese. Si torna da Norcino, attaccato da Trionfo, cerca di batterlo dal palleggio il numero 0 della Treofan, che poi spara la tripla sul secondo ferro. Termina un terzo quarto molto molto intenso, anche abbastanza imprevedibile. Davanti c'è la Treofan per 59 a 58. In mezzo è successo un po' di tutto. Ripetiamo, la fotodinamico è riuscita a trovare la testa di questo incontro. Ora è costretta nuovamente a inseguire ancora una pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Via l'ultimo quarto al Palapirastu. Filippi, Santoro, Norcino, Cusenza e Di Capua per Battipaglia. La fotodinamico risponde con Locci, Samoggia, Trionfo, Pompianu e Picciau. Di Capua mette palla per terra, batte Picciau, c'è l'aiuto difensivo da parte di Trionfo. Qui un ottimo anticipo, ma solo per un attimo, da parte di Picciau. Filippi a segno con il tiro dall'angolo, non sbaglia mai Battipaglia. Davvero serata magica al tiro per la squadra di Coach Porfidia. Intanto lavora Pompianu, serve proprio Picciau, si fa vedere in post Trionfo, non può però ricevere. Allora Locci sul blocco di Samoggia. Mancano 5 secondi per il tiro della fotodinamico. Qui Trionfo va a ricevere il fallo di Filippi, battuto facilmente sul primo passo. Si accusa immediatamente del fallo il capitano della Treofan. Quello appena commesso, il secondo fallo della sua partita. 9 e 13 per chiudere i giochi, più 10 Treofan Battipaglia, 61 a 51. Pompianu dal palleggio per i cagliaritani. Ancora si propone in post basso senza essere servito Trionfo. Pompianu cercava qui la linea di fondo di Picciau, un taglio abbastanza prevedibile, infatti previsto dalla Treofan, che è andata a recuperare il pallone. Qui Santoro rischia di pasticciare sulla pressione di Pompianu, arriva il suo sostegno Norcino, sale Filippi per bloccare, palleggio con la mano destra chiuso da Norcino,
vuole ancora Filippi, tiro da tre punti, stavolta una tabellata allo scadere dei 24 per il capitano arancioblu. Fallo stavolta speso da Norcino per la Treofan. È appena il primo fallo della sua partita, torna Cabriolu, va a rilevare Pompianu. Secondo fallo di squadra per la Treofan in questo ultimo quarto di gioco. Intanto andiamo a dare un'occhiata alle statistiche, da tre punti 8 su 20 per la Treofan. ...15 su 26 invece da 2. Intanto è ripreso il gioco, Cabriolu dal palleggio, Samoggia fa bloccare per Picciau, stavolta arriva il pallone in post basso per Trionfo contro Filippi, due fanno a sportellate e ancora il fallo del numero 13 ospite, stavolta il terzo personale e il terzo anche di squadra per Battipaglia. Rimessa dal fondo per Luigi Cabriolu. 8 e 21 al termine. Riceve Picciau, poi va a servire ancora Cabriolu, il blocco di Trionfo, si butta dentro Cabriolu, non trova lo spazio per andare alla conclusione. Qui sospetto lo scivolamento difensivo da parte di Norcino, che infatti viene, anzi Santoro, che infatti viene punito con il fallo. Fallo che permette un'altra rimessa dal fondo alla Fotodinamico. 4 falli di squadra dunque spesi da Battipaglia. Si mette in una posizione scomoda con 8 e 14 ancora da giocare nel corso di questo ultimo quarto. Cabriolu per Picciau e poi Trionfo che cercava di servire il taglio di Cabriolu. L'ultimo tocco è del numero 5 della Fotodinamico. È esploso l'urlo della panchina campana, che come vi abbiamo già raccontato in precedenza è riuscita a ritrovare l'inerzia della partita. Ora Santoro a lavorare contro la difesa di Cabriolu, l'anticipo di Locci che poi viene inchiodato al tabellone da Anumba, ma c'è il canestro convalidato. Il pallone aveva già toccato il tabellone secondo l'indicazione arbitrale. Prova a portare qualche timida protesta Battipaglia con Cusenza, anche con coach Porfidia. Nessuno è pienamente convinto nelle fila di Battipaglia di questa chiamata arbitrale. Anumba, giocatore dalla grandissima verticalità, stoppata però in questo caso era irregolare secondo le due giacchette grigie. Torna Visentin, esce Cusenza, rimessa dal fondo. Allora in seguito al canestro subito parte della Treofan, Anumba per Di Capo, senza pressione può portare palla in zona d'attacco. Cabriolu va a prendere Santoro. Anumba ancora per Di Capo, ha preso in consegna da Locci. C'era il blocco alto di Visentin. È la spinta da parte di Daniele Locci. Questo è il quarto fallo addirittura della sua partita, dunque situazione di emergenza per l'ex Antonianum. Santoro va verso Visentin, riceve poi il passaggio consegnato, l'uscita di Di Capo, accoppiato con Locci, accoppiamento scomodo questo per Daniele Locci, virtù anche della situazione falli. Sfrutta a dovere da giocatore di esperienza qual è la situazione di Capua per il nuovo più 10, Treofan 63 a 53. A questo punto c'è bisogno di Giuliano Samoggia, che va a segno con il suo tiro preferito, il suo marchio di fabbrica, il tiro cadendo all'indietro, 63 a 55. È ancora lunga, la Fotodinamico può riuscire a rimettersi in carreggiata. Qui Samoggia è anche sfortunato a toccare a rimbalzo per ultimo. Intanto altro avvicendamento nel reparto esterni della Treofan Battipaglia con l'uscita di Santoro e il ritorno di Norcino, che va a incaricarsi anche della rimessa dal fondo. Norcino guarda
serve Di Capua, palleggio, arresto e tiro con errore a Numba, più rapido di tutti a rimbalzo, qui va su molto forte, altro fallo speso su di lui, saranno due liberi per Simon Junior, Anumba Ikechukwu. Il suo talento non è sfuggito, come vi abbiamo già raccontato, al settore giovanile della pallacanestro reggiana. Un'esperienza curiosa in Inghilterra per lui, a segno con il primo libero, 64% dalla lunetta per lui in stagione. Può riportare sul più 10 battipaglia. Anumba fa 2 su 2, 65 a 55. Rimessa dal fondo, eseguita da Samoggia per Cabriolu. Chiamato lo schema, Locci, spalle a canestro contro Di Capua. Può lavorare in avvicinamento, torna fuori Vanuzzo, extra pass, trionfo in ritmo da 3. Sbaglia però Romeo Trionfo, una tripla che sarebbe stata importante per rimettere in piedi le sorti di questa partita. Coach Fioravanti pesca dalla panchina Fabio Villani, esce Locci, gravato di 4 falli. Villani può dare la scossa anche dal punto di vista emotivo alla squadra in questa fase. La reazione deve essere prima di tutto difensiva, qui inchiodato ancora una volta al tabellone Filippi da parte di Samoggia, poi il fallo speso da Di Capua su Cabriolu che cercava di andar via con una virata. C'è stata la spinta da parte del giocatore campano che è andato a spendere il terzo fallo della sua partita. 6 e 15, ancora da giocare, quindi Capua concede i liberi a Cabriolu, speso il bonus. Allora ci proverà Luigi Cabriolu, 4,5 punti di media in questa stagione per lui. Ha saltato praticamente tutto il girone d'andata a causa di un infortunio, è rientrato, ha fatto molto bene dando minuti di qualità alla squadra in uscita dalla panchina. 1 su 2, meno 9, fotodinamico 65 a 56. Di Capua dal palleggio sul blocco di Filippi che poi si apre per ricevere, servito a Numba oltre l'arco, prova ad accelerare contro Samoggia, ancora Samoggia con un gran lavoro in zona difensiva, contropiede 3 contro 2, fotodinamico, qui la stoppata di Di Capua ai danni di Cabriolu. Ancora una ghiotta chance fallita per cercare di mettere un po' più di pressione a battipaglia. Norcino fuori per Filippi, fa circolare all'indirizzo di Di Capua, lavora contro Cabriolu, palleggio, arresto e tiro, errore. Ricordiamo che la fotodinamico deve fare a meno. Mauro Graviano ormai da 3 settimane, playmaker titolare che immaginiamo sarebbe stato fondamentale anche nell'economia di questa partita, così come delle due precedenti. Qui l'ingenuità di Capitan Vanuzzo che va a toccare per ultimo a rimbalzo, concede questa rimessa alla Treofan che attacca con Di Capua, il blocco di Visentin che poi rolla dentro, non viene servito, Norcino da 3 a segno, battipaglia realizza ancora, si alza tutta in piedi la panchina campana per applaudire al più 12, 68 a 56. C'è Villani in punta, un'occhiata per Trionfo che arriva in questo momento. La battipaglia chiusa bene, Samoggia fa saltare Norcino, tiro da 3, sbagliato Vanuzzo a rimbalzo, tap out per Villani. Allora nuovo attacco per la fotodinamico, Trionfo cerca il centro dell'area, la difesa fallosa di Filippi in ritardo con lo scivolamento su Trionfo. Filippi viene rimbrottato da Visentin perché si era evidentemente scordato che ogni fallo ora comporta 2 liberi alla fotodinamico. Esce Filippi, che va a riposare in panchina. Trionfo in lunetta per la fotodinamico Cagliari. Dentro il primo libero, tira con l'86%. Trionfo è uno dei migliori realizzatori di squadra, 11,4 di media. Qua dentro anche il secondo, nuovo meno 10 per i Pirati, che ora dovrebbero passare nuovamente a zona. È così, chiamato prontamente l'adeguamento difensivo da coach Fioravanti. Di Capua, Cusenza e poi Norcino, mette palla per terra, Villani si aiuta un po' troppo con le braccia.
Questo era il terzo fallo di squadra speso dalla fotodinamico. Norcino da tre punti dentro, tanto per cambiare. Tiro non contestato con la giusta intensità probabilmente in questo caso, 71-58. Cabriolu, Anumba qui capisce tutto, ma Trionfo è più bravo di lui. Palleggio, arresto e tiro a segno per Meo Trionfo. Meno 11, 71-60, 4-10 per chiudere il match. Anumba in punta, accoppiato con Trionfo, si apre per la ricezione Cusenza in angolo, Visentin si prende questo tiro che viene però rifiutato dal ferro Samoggia, gli ha servito Cabriolu in angolo da Vanuzzo, deve mettere questo tiro il capitano che però sbaglia, Trionfo a rimbalzo riesce solamente a toccare, allora Norcino può andare con tutta calma verso Di Capua. Capua fa valere il fisico anche contro Cabriolu, va a segno in reverso, un canestro abbastanza singolare questo. Porta la Treofan sul più 13. Speriamo che quest'ultima azione difensiva non sia stata un segnale di resa da parte dei Pirati, che non devono assolutamente perdere questa partita per quanto complicata sia a questo punto. A 3:21 dal termine, sul meno 13, Trionfo nuovamente in lunetta, torna Pilo, esce Villani. In campo dunque un tiratore scelto al posto di uno specialista difensivo per coach Fioravanti. Sbaglia il primo Trionfo. Sembra un'altra di quelle serate stregate. Per la fotodinamico 1 su 2. Per Trionfo, meno 12, 73-61. Norcino va a prendersi il blocco di Cusenza. Ancora Di Capua che ha fatto tanto male a Cabriolu nel corso di questa partita. Palla dentro per Visentin. Sfida Vanuzzo, il semigancio sbagliato. A volte buono il tagliafuori di Trionfo su Anumba. Cliente scomodissimo nel cuore dell'area. Cabriolu va dentro in angolo, Pilo si prende il tiro senza paura ma lo sbaglia. Buon tagliafuori anche per Visentin su Vanuzzo. Battipaglia che lavora con calma, con pazienza, fa scorrere anche il cronometro. 2:35 al termine, si fanno sempre più flebili le speranze di rimonta da parte della fotodinamico Cagliari. Di Capua su una gamba prova ad andare a segno. Con il layup sembra essersi fatto purtroppo seriamente male al ginocchio sinistro. Portato via in barella Vincenzo Di Capua, un grandissimo in bocca al lupo a lui. Questo è anche l'applauso del Palapirastu per il giocatore della Treofan Battipaglia, grande protagonista in campo questa sera, sfortunato però proprio in conclusione di questa partita. I suoi compagni ora cercheranno di tener duro. Intanto durante la pausa abbiamo visto un Cabriolu molto addolorato per le sorti del giocatore avversario, sembrato molto dispiaciuto. Evidentemente Di Capua si è fatto male in seguito a uno scontro di gioco fortuito con lui, sentiva forse colpevole. Classe 99 della fotodinamica, il gioco è ripreso. La Treofan dovrà cercare di amministrare 12 lunghezze di vantaggio in questo finale improvvisamente complicato, vista l'uscita di scena di Di Capua. Qui Anumba vola sull'airball del compagno, due punti. Sono quelli del 75-61. Cabriolu dal palleggio va a bloccare Vanuzzo che poi si apre per la ricezione in angolo. Pilo deve prendersi anche questo e questo va dentro per il meno 11, 75-64. Rischia di essere troppo tardi per ora per la fotodinamico. 1:50 al termine, il blocco di Cusenza poi fa circolare per Santoro. Norcino in punta attende l'arrivo di Visentin per il gioco a due. Santoro prova a battere nell'uno contro uno Cabriolu, intervento di Vanuzzo che recupera il pallone. Pallone, Pilo prova a correre in angolo, si propone Trionfo, Vanuzzo scarica fuori, Pilo c'è bisogno dei tiri pesanti ora, ma questo non va dentro per la guardia sassarese. 1:20 al termine.
Battipaglia amministra ora ancora, direi, con sicurezza, sembra aver assorbito con personalità la botta dell'uscita di scena di Capua, in virtù di quel brutto infortunio purtroppo al ginocchio sinistro. Remissiva qui la difesa di Samoggia su Cusenza, due facili, 77-64, e si avvicina dunque la quinta sconfitta consecutiva per la Fotodinamico Cagliari, la cui classifica a questo punto rischia davvero di farsi pericolosa. Trionfo da tre, ancora un errore, c'è da dire che le percentuali non hanno sicuramente premiato la squadra di Fioravanti questa sera al Palapirastu. Battipaglia che dal canto proprio invece ha tirato con percentuali molto alte, riuscendo con merito ad andare ad aggiudicarsi questa sfida. Qui sporcato il pallone, può correre Cabriolu, spara però il Trionfo non può assolutamente ricevere, un evidente stato di confusione direi in questo caso il play della Fotodinamico, difficoltà emotiva dopo quello che è successo a Di Capua in precedenza, almeno così sento di interpretare la situazione di qualche minuto fa. 16 secondi, 8 decimi al termine e finisce qui allora questa partita. Matteo Fan Battipaglia e spugna il Palapirastu di Cagliari con il punteggio finale di 77-64. Un'occhiata alle statistiche allora finali di questo match. 21 per Giuliano Samoggia, miglior marcatore della Fotodinamico Cagliari, dall'altra parte 21 per Norcino e 20 per lo sfortunato Di Capua, a cui ci sentiamo di rivolgere un nuovo in bocca al lupo. Noi andiamo in pubblicità ancora dal Palapirastu, ma poi saremo in campo per le interviste del post partita, dunque restate su Diretta Sport. Torniamo in diretta dal Palapirastu, sono in compagnia di coach Alessio Fioravanti. Coach, purtroppo è arrivata un'altra sconfitta, la squadra con un grande sforzo nel terzo quarto sembrava averla ribaltata anche dal punto di vista emotivo, poi Battipaglia ha continuato a tirare con percentuali quasi irreali, a quel punto è diventato difficile cercare una nuova reazione. Chiediamoci perché Battipaglia ha tirato con percentuali irreali. Noi questa partita qua l'abbiamo persa per i dettagli, perché abbiamo lasciato Norcino tirare libero, cosa che avevamo preparato di togliere, le palle vacanti erano tutte loro, non abbiamo tenuto un uno contro uno, ci hanno surclassato il rimbalzo offensivo, quindi in quei 5 minuti di terzo quarto si è vista la pallacanestro che si deve fare, però purtroppo poi ci siamo persi in queste sciocchezze, però come ti ho detto l'altra volta, se dentro non c'è niente è difficile vincere le partite. Hai detto anche in un'altra circostanza ci vorrebbe tempo, il problema è che però a questo punto di tempo non ce n'è tantissimo per costruire i meccanismi di squadra, per cui bisogna cercare di trovare una reazione in qualche modo. Ma di tempo cioè, non c'è, bisogna essere subito pronti per fare, questa è una squadra che comunque
ha carenza anche a livello conoscitivo del posizionamento rispetto alla palla, ha carenza nel portare l'aiuto, ha carenza nel fare una rotazione. Sono cose che comunque queste possono essere sopperite con la voglia che l'impegno ci mette. Se noi si entra in campo e sa questo atteggiamento con gli occhi della gente che sembra che vada, se stiamo giocando a pallanestro ci si deve divertire, la gente sembra che vada a fare lavori forzati, così sicuramente non è l'atteggiamento giusto. Poi si può parlare di cosa ti pare, 10 giorni ce ne amano 8, 9, abbiamo problemi di numero, però quello a me mi interessa relativamente. A me mi fa girare le scatole vedere una squadra morta emotivamente. Quella è la cosa, noi ci dobbiamo saltare e bisogna rimboccarsi tutte le maniche, ci dobbiamo salvare, dobbiamo rimboccarci tutte le maniche e fa un bel bagno di umiltà, entra in campo e dove pensa che si entra in campo come se fosse l'ultima partita per la resta della nostra vita, perché altrimenti siamo rovinati. Fino a che punto si guarda la classifica che si accorcia con la vittoria ovviamente di Battipaglia? Sì, ma la classifica io non l'ho mai guardata, noi bisogna pensare a noi, a fare le cose che dobbiamo fare in campo. Sì, è venuta Venafro, ha vinto, si è perso a Costa Orlando, sconto diretto, hanno sono venuti vista, hanno vinto, però comunque la situazione, siamo a meno 6 ora credo dalla zona play-out, la situazione comunque nelle nostre mani e prima ci svegliamo meglio è. Ti chiedo una battuta anche sull'episodio che ha coinvolto purtroppo Di Capua nel finale, abbiamo visto Cabriolu abbastanza turbato, ci puoi raccontare cosa è successo? Sì, era dispiaciuto perché magari c'era stato un mezzo contatto sulla penetrazione, ragazzo di 18 anni, quindi molto probabilmente se avessero fischiato l'antisportivo lì, era il secondo, veniva espulso, quindi tornava a casa stasera senza problemi. Purtroppo mi dispiace che si sia fatto male e il ragazzo ha accusato emotivamente la cosa, è andato lì per chiedere scusa, l'hanno mandato via malamente, c'è rimasto male, ma non doveva chiedere scusa di nulla perché comunque l'infortunio è stato fortuito e quindi non c'era nessun problema. Ultima battuta sul bollettino infortuni, Graviano, Passaretti, quando potremo rivederli? Boh, non lo so, Passaretti regola 10 giorni, Graviano ha rifatto l'ecografia lunedì, la situazione non è ancora buona, non può correre ancora, però poi si parla di Pilo che ha problemi a un tallone, Trionfo ha problemi a un ginocchio, se si inizia a parlare degli infortuni si sta fino a domani, noi bisogna fare il meglio possibile con i ragazzi che adesso abbiamo a disposizione. Non è facile perché non allenandosi in 10 non è facile, però ti ripeto, c'è da sopperire con altre cose e le mancanze tecniche che possiamo avere in questo momento. Grazie mille coach Fioravanti, noi ci prendiamo un'altra pausa dal Palapirastu, poi torneremo con altri ospiti. La società Bartoli Fisi Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di presatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisi Redi sostiene lo sport. Lo stato d'animo in casa fotodinamico, come potrete comprendere, non è dei più felici, allora non ci sono purtroppo dei giocatori disponibili ai nostri microfoni per commentare questa sconfitta, ricordiamo la quinta consecutiva dei Pirati, quest'oggi ha accusato un 77-64 contro la Treofan Battipaglia, penultima, allora d'ora in avanti ci sarà da soffrire per raggiungere la salvezza, a me non rimane altro che ringraziare Andrea Farris per le immagini, per la collaborazione tecnica relativa a questa diretta. Tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi